Buona vista a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo appuntamento qui su Yo-Kai Watch 3. Siamo nel ranch La Prateria. Nella scorsa puntata abbiamo iniziato la nostra investigazione dei cerchi del grano, che come potete vedere dalla mappa già si capisce benissimo che cosa rappresentano, ma il nostro Whisper non capisce niente di niente. Anche io non capisco molto di capigliature al momento, ma direi che quest'oggi, grazie ai vostri pollicioni all'insù, andremo a scoprire questo mistero. Quindi, let's go! Ma prima, anzi, dato che da questa parte c'è un punto senza spighe, probabilmente c'è un oggetto. Esatto, andiamola a prendere. Wow, una bambola di bronzo. Scusi i capelli, ma dovrei sistemarli in qualche modo. No, ma che dite? Come quelli di Nathan. Guardateli, sono enormi. Ok. Ehi, hey, amico di cui non so mai pronunciare il nome. Ehi là. Ehi, venite a vedere questo, è gigantesco. È un unico enorme cerchio misterioso, incredibile. Soltanto ieri qui non c'era nulla. Questo qui è nuovo. Sul serio, quando me l'hanno detto mi sono precipitato a vedere. Secondo me è stato fatto nel cuore della notte. Perciò tornando qui in piena notte potremmo avvistare un UFO. Solo che io non posso uscire di notte, mia mamma si infurierebbe. Sono contento di aver visto un nuovo cerchio, ma ora devo rincasare. Spero di rivedervi presto. Grazie per il consiglio, allora. Ehi, Frey, che torniamo qui stanotte? Puoi scommetterci? Sì. Questo è il lavoro perfetto per Micellano. È deciso, allora ci vediamo qui in tarda nottata. Sì. Va bene. Tarda nottata, ragazzi. E questo è un campo da baseball. Cioè, questo è palesemente un campo da baseball. Ok, io direi che possiamo ritornare. Qua c'è? Ma che è Micellano? È Micellano. Ma già noi ce l'abbiamo in realtà. Ah no, è sempre Incapal. Cioè poi ci sono anche qui gli yokai adatti per il baseball. No, perché comunque Micellano l'ho trovato. Si può catturare, a parte quello lì che già si ha in squadra tramite la storia. Si può trovare, però in effetti non si trovava proprio più. E niente. Ah, ho sbagliato a switchare, dovevo mettere non Q-Pistol. Vabbè, comunque, mettiamo Tortastra adesso. Vai. Cura, cura, Tortastra, cura. Cura. Ho detto cura. Tu vai qua e tu vai qua. Ah, eliminato, insomma. Tu sei stato eliminato. Beh, magari ci dai anche la tua medaglia. Non sarebbe male avere uno yokai in più. Ok. Ah, peccato. Mai sicuro. Vabbè, vuoi fare amicizia con Mai sicuro? Sì. Facciamo amicizia con Mai sicuro, ma. Mai sicuro. Ma non ci interessa. Ah, non avevamo nemmeno Mai sicuro. Ma non era il primo yokai che abbiamo incontrato in questa serie? Come avversario, come. Boh, non lo so. Vuol dire che non era voluto diventare nostro amico. Allora, qua non posso utilizzare la bicicletta. Ok. Quindi andiamo, torniamo da questa parte. Risalendo c'era comunque il Traspec, quindi velocemente potremmo tornare a casa. E poi ritornare ancora una volta qui nel ranch e fare un po' avanti e indietro. Quindi saliamo di qua e qui c'è, come dicevo, il Traspec. L'abbiamo sbloccato nella scorsa puntata. Vuoi teletrasportarti? Yes. E andiamo a casa. Parapam, pam, pam, pam. Ok, eccoci qua. E adesso facciamo un bel pisonino impostando la sveglia fino a notte fonda. Esatto. Diversamente da notte normale, a notte fonda ci sono più yokai. E ci sono anche tutte queste cose, i cerchi nel grano, gli UFO, eccetera. Oh no! Con Freak andare a dormire è sempre qualcosa di difficile e imprevedibile. Infatti ci sono gli zombie. Quindi ragazzi, tra UFO e zombie, ragazzi, non si può dormire in questa cittadina. Non si può proprio dormire. Vediamo se ci riusciamo questa volta. Salve signorina, come di solito spunta. Notte degli zombie. Sì. Grazie. Possiamo scendere? Guarda un po' chi è di ritorno, ci ritroviamo a collaborare di nuovo.
D'ora in poi potrai decidere quali luoghi conquistare. Ecco. Dovrebbero essere elencati tutti i luoghi in cui si trovano le campane dell'alba. Ok. Ti consiglio di partire a livello E, dato che è il più sicuro. Potrebbe passarti per la testa di andare dritto al municipio. Tuttavia, il suo livello di pericolo è S, in poche parole. Saresti spacciato. Buona fortuna, ragazzino. Beh, io faccio assolutamente il rango E. Allora, nuovi. Io direi di iniziare dalla banca delle ghiande. Le sud, moneta virginità. Sì. Sì. Andiamo. Magari qualche volta mi viene direttamente di andare al municipio. Assicuri di avere sempre spazio nel tuo zaino. Ok. Allora, andiamo piano 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 di qua. Bam. E andiamo qua. Bam. Ok, devo sempre salire di qua. Vai. Ok. Nello zaino ce l'ho lo spazio? Sì. Ce l'ho lo spazio. Posso andare? Ok. Let's go. Qua già c'è un po' più di gente. C'è un po' più di gente che mi può beccare. Girati. Ok, vediamo se riesco da qua così. Vai. C'è tanta gente. Vediamo se riesco a fare così. Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta quasi. Se quello lì si gira posso fare così. No, mi ha trovato alla fine. Mi ha trovato. Ok, l'ho ammazzato alla fine. Perfetto. Andiamo. Bene. Ok. Signorina, lei mi stava già facendo scoprire. Parlandomi. Ben fatto. Salve. E via qua. Ragazzi, quanto siamo diventati bravi. Perfetto, continuo a colpire. Ma insomma, non devo più colpire. Non devo più colpire nessuno perché ci sono arrivato. Yes. Suoniamo la campanina. E via. Fine della notte degli zombie. Stiamo migliorando, stiamo migliorando. Però magari gli altri, i prossimi, se mi capita li posso fare anche off camera in realtà. E anche questo è andato. Chissà, magari completando tutto, chissà che cosa succede. Posso entrare quando voglio. Grazie. Ricompensa ottenuta. Moneta arrugginita. Ragazzi, se completiamo questa missione velocemente, magari ci facciamo anche qualche crancata. Così magari troviamo qualche cosa di interessante. Ora devo di nuovo ridormire fino a notte, credo. Ah no, forse adesso sarà notte. E là. Sì, zombie, cervelli. Che c'è? No, come mattino. Andiamo. Vabbè. Però vediamo. Non è detto che sia proprio mattina. Sì, è mattina. Va bene, ridormiamo. Impostiamo di nuovo la sveglia. Notte fonda. Vai. E dormi. E dormi. Cioè lui praticamente questa giornata non ha fatto niente. È andato subito di nuovo a letto fino a notte fonda. Ok. Niente notte degli zombie? Wow. Ottimo. Traspec. Remistrello ha anche una missione da darci. Abbiamo un bel po' di roba comunque da fare. Ranch. Boom. Ah, anch'io vorrei un bel traspec per potermi teletrasportare ovunque. Sarebbe fighissimo. Ranch alla prateria. Non ci sono più persone. L'oggetto c'è comunque, quindi io andrei a prenderlo. Magari qualcosa. Due oggetti. Amuleto runico. Wow, da quanto tempo non miglioro l'equipaggiamento. Altra moneta arrugginita. Chissà se riusciremo a trovare qualcosa di interessante da queste monete. Dovrebbero svoltarci la nostra squadra. Qua c'è un altro oggetto, ragazzi. Ma quanti oggetti ci sono? Vai. Bambola di ferro. Bene. Andiamo di qua. E scendiamo da questa parte. Perfetto. Eccoci qua. Vedremo quell'UFO stanotte, me lo sento. Io arriverò in anticipo e aspetterò. Tu raggiungimi. Già siamo là. Beh, però tu giustamente sei veloce come una scheggia, quindi ci sta che arrivi prima tu. Anche se siamo arrivati insieme. Ci sta, ci sta. Ho visto una stella cadente nel cielo. Qua che c'è? C'è un dinaso.
Io voglio provare ad avere di naso. Io voglio provare ad avere di naso. Ecco. Bersaglio. Voglio provare ad avere proprio di naso. Voleva gli snack, giusto? Vediamo se... Snack, perfetto. Oggetti. E diamogli qualche patatina o qualcosa del genere. Tiè. Piace leggermente gli yokai. Tieni le patatine. Poi ci togliamo di mezzo lui. Mettiamo lui, anche se non cambia niente se è in campo o fuori. Già me ne ha incantati due, mannaggia. Dai, 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 dai. Ok. Me ne ha incantati quasi tutti. Ah, ok. Dai, uno. Due. Oh. L'ho trovato, perfetto. E dai, ragazzuoli. Ehi. Ehi, ehi, ehi. Bloccatelo. 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 Ho detto bloccatelo. Caccolo. Ok. Buono, buono, buono. Faccio un pochettino di esperienza in più, ragazzi. Not bad, not bad. Vai. Perfetto. E via anche lui. Faccio un po' di esperienza. Faccio... Vabbè, però... Così mi sembra un po' esagerato. Dover purificare sempre tutto. Dai. Ok. Vabbè. Non siamo riusciti a purificare l'ultimo, però va bene lo stesso. Ok. Niente, eh? Niente di naso? Peccato. Va bene, scendiamo. Scendiamo, scendiamo, scendiamo. Qui c'era l'ultimo mega campo gigante. Un'altra stella cadente. Hello. Da questa parte teniamo gli occhi aperti. Chissà se riusciremo davvero a rivedere l'UFO. Puoi scommettercela, facciamo piano o lo spaventeremo. Va bene. Spero proprio che abbiate ragione. Attenzione, siamo al momento della verità. Chi si nasconde dietro questi cerchi nel grano? Che cos'era? Spero siete tutti pronti a giocarvi il tutto per tutto. Sì. Sono gli yokai che giocano a baseball. Sicuro. Vai così. Pronti? Via. Che stanno facendo? L'hanno proprio trasformato in un campo da baseball? Ma che mi stai dicendo? Ma cosa? Ok, pronto alla battuta. Noi siamo in mezzo al campo pure. Stanno davvero giocando a baseball? Baseball? Oh, pare che oggi abbiamo degli ospiti in campo, eh? Tu, Frank, battitore di rimpiazzo. Di rimpiazzo a chi? Un attimo, perché dovrei... Ah, Gibanian già si trova a suo agio, quindi ok. Hello. Che devo fare? Sì, ma che devo fare? Cioè, ok. Fammi pensare. Mira in alto. Fatti sotto. Prendi questa. A caso, comunque. No, l'ha presa al volo. Out. Aia. Non è andata al... esatto, non è proprio il massimo. Che figuraccia. Ah. Se pensi di poter far meglio, provaci tu. Guarda e impara. Allora, faccio di nuovo mira in alto se devo scegliere io. Che spasso, è stato proprio divertente. Sì, molto divertente. Mi piace il vostro atteggiamento positivo. Allora, i cerchi misteriosi... Parli della mazza e della palla che abbiamo disegnato nel grano? Una mazza e una palla? E il guantone. Ora che lo dici, sembravano proprio una mazza da baseball e una palla. No, volevamo pubblicizzare la partita, l'idea è stata dei misteri. Misteri? Accipicchia. Un altro fantasma palloncino, però è azzurro. Caro ragazzo, dove hai lasciato le buone maniere? Mistero. Sono misteri, adoro dire di intricati enigmi e oscuri misteri. Dove c'è il mistero, miei cari ragazzi, ci sarò anch'io. Mystery. È ovvio che i cerchi misteriosi siano opera mia. L'hai fatti tu, che meraviglia. Mi lusinghi.
Tu mi piaci, sei avvolto nel mistero come un indovinello senza soluzioni. Grazie, è un complimento. Scoprirò i tuoi misteri, tu vuoi scoprire i miei? Va bene a te. Misteri, ti piace proprio confondere le persone? Che c'è di bello in una vita senza misteri? Mistero. Comunque, che potrete trovarmi qui? Non è affatto un mistero. Vengo ogni notte e aspetto qualcosa. Cosa? Mistero. Più enigmatica di... non so che cosa. Ok. Non me ne parlare. Quindi i cerchi misteriosi non erano l'opera di Rufo. Già. Anche questa volta. Almeno ci siamo divertiti a giocare a baseball. Giusto. Quindi i cerchi misteriosi erano creazioni di misteri? Yes. Yes, proprio così. Mystery? Mistero? Mystery? Risolto! L'importante è che l'abbiamo risolto. E anche il punto interrogativo sotto il mistero è identico a quello che aveva Mystery in testa. E poi, vabbè, il gioco di parole Mystery, Mystery. Ok. Bene. Anello arcobaleno, ottimo. Bonus ruota, va bene. E giriamo la ruota. Gira la ruota. Niente. Puoi continuare con la storia. Ok. Così si conclude l'ultimo dei nostri tre misteri. E tutti opera degli yokai, dell'ufo nemmeno l'ombra. Di questo passo non lo troveremo mai. Gna. Bene, hai ragione per una volta. Dai, torniamo tutti alla base segreta. Lì penseremo a un piano d'azione. D'accordo. Ok. Ok. Abbiamo risolto questo mistero. Qua c'è Mystery. Cosa ci fai qui, Mystery? Che c'è? Ok. Perché? Sì. I misteri di Freca, la tenera età di 3 anni, si è posto fuori di casa di Katie e... Ehi! Oh, ma guarda com'è nervoso, che intrattenimento. Ma non voglio che mi siano raccontati questi misteri. Se li svelassi così facilmente, che misteri sarebbero? Ci sono, facciamo un gioco, così la rivelazione di misteri verrà più naturale. Freca, vuoi fare questo giochino insieme a me? Iniziare battaglia! Ah, possiamo provare a catturare misteri. Probabilmente, forse è uno yokai che possiamo provare a catturare una volta al giorno. Mystery, vediamo che cosa vuoi. Pasta, cibo preferito, oggetti. Ma per adesso no, non gliela do la pasta, perché se poi è troppo forte di rango B. Dobbiamo stare molto attenti comunque. Attenzione, attenzione. Proviamo a utilizzare la pistola. Proviamo a utilizzare la pistola. Ok, e gli diamo questo. Mi piace di più il cecchino oscuro. E dammi la modalità amico. No, modalità nemico alto, perfetto, quella che non volevo. Perché così rischio di buttarla giù senza nemmeno... Ahia, l'ho mancato uno. Ok. Ah, l'ho mancato un altro. Bam. Ah, quello lì l'avevo preso. Vabbè, ok. Oggetti. Anzi, vediamo se ha abbastanza vita. Sì, dagliela subito. Dagli la pasta. Fermi, tutti fermi. Cioè, devo avere un piatto di pasta. Spaghetti alla bolognese. Se non ti piacciono gli spaghetti alla bolognese, non è che capisci niente, Mystery. Mi dispiace, ma ti devono piacere gli spaghetti alla bolognese. Fermi tutti. Ah, peccato, ci voleva un bel colpo di cuore. Facciamo un bel purifica? No, perché non c'è più il tempo. Beh, vediamo se riusciamo a catturare Mystery. Con gli spaghetti alla bolognese, fatti da me, fatti da moi. No. Ok, sì, è uno di quelli yokai che si devono affrontare una volta al giorno, massimo. E niente, quindi ci riproverò. Ci riproverò. Ci abbiamo provato. Vuole la pasta. Abbiamo visto che cosa vuole. Per adesso la lasciamo lì, Mystery. Comunque di grado di rango B. A questo punto della storia potrebbe anche servirci, perché è un rango comunque superiore rispetto a quello nostro. Però... però, beh, insomma. Allora, a questo punto credo che ci sia un
Traspec anche vicino la slot Kai. Quindi se c'è andiamo direttamente lì. Ruota sogno, vai. Andiamo direttamente lì, andiamo a utilizzare la ruota sogno come vi avevo promesso, vi avevo detto che sarei andato qua a utilizzarla e quindi lo facciamo. Spostati tu. Ok. Salve. Vai. Sfida alla sorte. Yes. Vediamo se riusciamo a vincere più giocate, non dico 30, però. E vai. Cosa abbiamo preso? 3, 5. No, quasi 10. Primo premio metà. 10 giocate. 10. Ah, 10. Attenzione. Ne abbiamo un sacco. Eh sì, che fa? La sto a guardare, certo che la avvio. Allora, ne abbiamo un bel po'. Ne abbiamo un bel po', infatti. Beh, direi di poter iniziare con la moneta arrugginita. Ma uno di quelli sarebbe veramente eccezionale. Gira la ruota. Salvataggio completato. E vai. Ovviamente l'ultimo premio in assoluto, vabbè. In guardia, regalo. Riproviamo. Gira la ruota. Allora, devo capire dove che devo premere. Non mi fa premere niente. Ok. Rosso, così è un secondo premio. Una bambola d'oro, secondo premio, ok. Ok. È secondo me è molto più difficile questo così, perché è un po' a caso, ma un po' puoi modificare. No, per uno, non ci credo. Per uno, non ci credo. No, secondo me è troppo più difficile così comunque. Però non abbiamo nessuno yokai con queste monete, quindi io direi di utilizzare questa ancora. Vai, gira la ruota. Aspettiamo un attimo che rallenti. Niente, mi sa che non ci arriva lì. Sempre rosso secondo premio, un'altra bambola d'oro. Ah no, medicina potente. Che non è male. Ma rispetto a uno yokai, non è proprio il massimo. Ok ragazzi, direi che ci possiamo anche salutare qui per oggi. Abbiamo fatto abbastanza. Nella prossima puntata, che cosa faremo? Andremo avanti o con Luna o con Freyk. Quindi, aspettatevi tantissima roba nei prossimi episodi perché secondo me... Allora, non abbiamo completato adesso un capitolo, è vero, però abbiamo completato delle parti abbastanza lunghette, quindi adesso secondo me ci sarà qualcosa di molto molto interessante che è molto in agguato al momento. Ragazzi, grazie mille per aver visto il video fin qui. Spero che vi sia piaciuto, se così fosse un bel pollice all'insù, un bel commento qua sotto, la campanellina e l'iscrizione se non l'avete ancora fatto. In descrizione trovate il link per il mio Instagram e per acquistare le mie magliette. Ci vediamo nel prossimo appuntamento, un saluto a tutti, ciao ragazzi!